Siamo con il capitano Giulio Silva. Giulio, da Cantù andate a casa con 3 punti, una bellissima prestazione di squadra. Sì, meno male che andiamo a casa con 3 punti per come si era messa. Si era messa male il primo set, che ci ha messo una pressione incredibile loro dalla battuta. Sapevamo che restando insomma tranquilli, aspettando che loro calassero, perché non potevano tenere un ritmo così in battuta, saremmo potuti uscire. L'occasione ce l'ha andata e si è stati bravi a sfruttarla. Poi sfiga voluto che abbiamo avuto l'ennesimo infortunio e secondo me si è stati molto bravi a non farci demoralizzare, si è stati bravi a compensare di cuore, di volontà, di voglia l'assenza di Ludo, che per noi è un giocatore fondamentale, inutile che stiamo qua a nasconderci, e abbiamo portato a casa il risultato. Adesso godiamoci questa vittoria e poi penseremo in settimana sperando che Ludo recuperi molto velocemente. La Conat che vince con domenica contro Brescia, oggi contro Cantù. La Cenerentola a questo punto non lo è più, anzi, contro le squadre più forti, contro le prime in classifica, gioca sempre meglio. Ma è... insomma, definirci Cenerentola la vedo un po' un mezzo azzardo, cioè anche noi non è che possiamo nasconderci dietro un dito. Sapevamo che era una buona squadra, siamo partiti un po' in sordina, diciamo così e cos'ha. Però insomma sapevamo che il gruppo c'era, la squadra c'era davvero un po' di pazienza, da riuscire un po' a trovare un po' di amalgama e poi che i risultati sarebbero arrivati. Adesso stiamo trovando un po' di fiducia, il gioco sta arrivando e quindi insomma speriamo di far bene. Tra l'altro adesso colgo l'occasione per fare i complimenti a Fede Rossatti, che non gli ho fatto la domanda prima perché se li ha meritati proprio tutti. Infatti un terzo set stranissimo, 20-13 per Cantù, avete vinto voi 28-26. Sì, la dimostrazione che se ci credi fino in fondo e non molli, i set li puoi girare. In questo campionato non è il primo, perché l'abbiamo perso noi a Montecchio, da 19-13 quel che eravamo davanti, l'abbiamo perso, oggi l'abbiamo vinto. Penso che ci sia da riflettere, cioè non che sia un caso, che nel senso il livello tra tutte le squadre non c'è tutta questa differenza, più o meno siamo lì, quindi devi stare attento fino alla fine, perché altrimenti rischi di andare a buttare via dei set e dei punti che sembravano fatti. Domenica arriva a Civita, un'altra bella gara al Palabigi. Sì, arriva a Civita, arrivano tutte una più forte dell'altra, arriva, continuano ad arrivare. No, scherzo, è un girone che onestamente di scarse ne vedo molto poche, quindi praticamente non ne vedo. Quindi sì, arriva Civita, che è un'ottima squadra, c'è Marchio, quindi insomma vedremo, adesso in settimana la studieremo e speriamo di far bene. Siamo con Pietro Soli. Pietro, una bellissima partita, una bellissima vittoria, 3-1 contro la capolista. Sì, siamo stati molto bravi anche perché insomma questo campionato abbiamo visto che è molto molto equilibrato. Cantù adesso era prima, 9 punti, ma comunque abbiamo visto che le squadre, insomma i valori, non dico che si equivalgono, ma tutte le squadre possono giocarsi i primi posti. Quindi bene, è bello vedere che ce le possiamo giocare anche noi e bene, sono contento, dai. Speriamo domenica arriva Civita, un'altra prestazione di questo livello, un'altra squadra molto forte sulla carta, come la incontrerete? Adesso vediamo in settimana come di studiarli bene, anche loro sono una squadra molto molto competitiva. E speriamo di fare una bella partita in casa e di fare 3 punti anche la prossima giornata. Auguriamo un in bocca al lupo a chi? A Conad. E a? Dolfo, sì, Dolfo, che si è fatto male alla caviglia, speriamo non sia niente di che, insomma, lo vogliamo al più presto con noi di nuovo. In bocca al lupo a Dolfo.